Milano era una città stretta nella terribile morsa del malgoverno. In assenza di idee regnava ovunque il degrado. Esosi guardiani elettronici limitavano la libertà di movimento dei cittadini. Malpensa, il grande porto del cielo, veniva regalata all'impero. E l'Expo diventava sempre più un miraggio. Solo un uomo per 5 anni si è opposto a questo oscuro disegno, tenendo alta la bandiera dei cittadini. Da domani sarà aiutato da un manipolo di eroi che, oltre ogni ideologia, ha fatto del giallo Milano il suo colore di battaglia. Philippe, per abolire la provincia e fare di Milano una grande area metropolitana. E Vice, per dare voce a chi non ha rappresentanza. Daniele, per restituire ai Navigli lo splendore che meritano. Luca, per sostenere e aiutare chi ha più bisogno. Un gruppo di uomini e donne che si batte con tale coraggio ad aver fatto breccia anche nei mondi più insospettabili. Tantissime ragioni, tantissime per votare Vito Penati, il mio voto. Scusate! Come andrà a finire? Lo scoprirete il 6 e 7 giugno nelle migliori urne elettorali.